Questa è la spesa che ho fatto da risparmio casa. Ho acquistato l'ammorbidente fabuloso, l'ho pagato 1,89 euro. Questi sacchi dell'immondizia, 1,99 euro. Cotton fioc 99 centesimi. Bagnoschiuma Nivea, se non erro, 1,99 euro perché non trovo lo scontrino. Dentifricio acqua fresh, ne ho presi due, 59 centesimi l'uno. Questi altri sacchetti dell'immondizia, se non sbaglio, 99 centesimi. Lo shampoo mi sa 1,49 euro e il bib. Poi ho acquistato questa maschera per i capelli che già avevo provato, è molto buona, la consiglio perché hai capelli secchi come me e aiuta molto ad allisciare i capelli. E l'ho pagata 99 centesimi. Questa è tutta la spesa che ho fatto da risparmio casa. Poi sono andata da Lidl e ho preso questo muesli che è molto buono, ve lo consiglio, l'ho provato ieri sera con lo yogurt, buonissimo. E l'ho pagato 2,29 euro. Poi ho preso il vecchio amaro del capo che era in offerta, mi sa 8,89 euro. I grossini 59 centesimi l'uno erano in offerta. Poi ho preso l'insalata iceberg a 99 centesimi, l'aceto a 65 centesimi. L'aglio 99 centesimi. Poi la rucola, se non sbaglio, anche 99 centesimi. La pancetta dolce a cubetti 1,19 euro, sono 200 grammi. Poi ho preso le fettine di maiale. €2,79, mentre il macinato €2,29. Poi ho preso gli yogurt a 55 centesimi l'uno. Poi ho preso la mozzarella 55 centesimi, ne dovevo prendere due, poi ho sbagliato, ho preso quest'altra che ne sono due a 1,19 euro. Mentre i fiocchi di latte 79 centesimi. Ancora un altro yogurt. Le albicocche, se non sbaglio, 1,59 euro. Sì, 1,59 euro. Questi per il cane, se non sbaglio, vengono 99 centesimi. La saponetta, mi sa 59 centesimi, anche molto buona. È scrub, infatti ha tutti i puntini neri che fanno, aiutano ad esfoliare la pelle. L'ho provata stamattina, molto buona. Questo è lo spreco candeggina che uso per pulire il bagno, molto buono, ve lo consiglio. I fazzoletti anche erano in offerta a 99 centesimi. Poi ho preso la gazzosa, c'era il 3 più 1 a 1,05 euro se non sbaglio. Poi ho preso il gelato, che dicono che è molto buono, al caramello salato. €1,79 il gelato al caramello salato, mentre quelli al cocco 1,99 euro. Poi mi ero dimenticata di farvi vedere questo che avevo preso da risparmio casa per i piatti.
a 1,99 euro in offerta. Questa è tutta la spesa che ho fatto da Lidl. Adesso vi mostro lo scontrino. Spero che il video vi è piaciuto. Se vi è piaciuto, lasciate mi piace. Se vi va, iscrivetevi e lasciatemi un commento.